Ed anche Adele, Water Under the Bridge, in questa notte, in questa grande notte delle parole di Radio More Napoli, in questo giovedì 17 novembre 2016, con me che sono Ivan Scudieri, con Peppe che si occupa della parte tecnica e con Ernesto che è lì a raccontare tante storie. Bello, bello sentire anche di passaggio quelli che sono momenti di vita vissuta. Gli stessi momenti di vita vissuta che invece ci racconterà con grande amore, perché è un ragazzo che è pieno d'amore e anche di dolore purtroppo, ed è lì dall'altra parte. Sono contento di ospitarlo nella grande notte delle parole, Emanuele. Ciao Ivan, buonasera, buonasera a tutti. E allora, so che l'argomento di questa sera ti ha particolarmente colpito. Abbastanza. Perché tu sei un ragazzo d'oro, un ragazzo romantico, un ragazzo pieno d'amore, come dicevo poc'anzi, che se potesse tornare indietro a rivivere un giorno, un momento di gioia, a quale attimo tornerebbe? Più che altro non è un momento, è più che altro come parlavi in un messaggio tempo fa di una ragazza, signora, di una ragazza che diceva di tornare con la macchina del tempo indietro. Piacerebbe molto tornare indietro di almeno un paio d'anni, quando la mia famiglia era tutta unita, con la buon'anima di mio padre che purtroppo poco meno di un anno fa è venuto a mancare per un problema improvviso che ci ha colto alla sprovvista tutti quanti in famiglia, ed è stata una brutta botta purtroppo, poi anche perché non era insomma molto molto grande d'età, ed è stato così improvviso che ci ha lasciato tutti di sorpresa insomma. Ebbè, torniamo un po' indietro allora, dai, ricordi come si chiama papà? Come si chiama Pietro, il tuo papà? Pietro. Perché si chiamerà per sempre Pietro, e questo grande papà, questo grande Pietro, come te lo ricordi da bambino? Da bambino, beh, papà insomma tutto fare, era lui che si insomma faceva di tutto in casa, era quello che sistemava tutto insomma tra le varie faccende, bastava anche un interruttore fuori posto, un qualcosa da sistemare tipo in veranda, in cucina, era uno che si metteva a disposizione di tutti, era una persona dal cuore squisito, dal cuore d'oro, che si metteva a disposizione di tutti, anche in ambito lavorativo, perché mi ricordo che mio padre era uno che sacrificava molto del suo tempo anche all'ambito lavorativo, infatti lo vedevo pochissime volte a casa, però quando tornava era sempre una gioia comunque vederlo sorridere e giocare in tempo insieme. Tu hai la passione dell'arbitraggio, no? Sì, esatto. Lui che cosa ti diceva? Che consigli ti dava? Oppure era d'accordo rispetto a questo tuo hobby, questo tuo sogno? Beh, diciamo che loro non se l'aspettavano, perché essendo un ragazzo molto timido un po' di tempo fa non si sarebbero aspettati una simile decisione. Poi invece ho voluto prendere questa decisione di cominciare a fare l'arbitro di calcio e almeno ho avuto, tra virgolette, la soddisfazione di vedere, di arrivare al momento di arrivare in Serie D con mio padre, che era rimasto orgoglioso di me, soddisfatto, nella speranza di continuare avanti con questo sogno, di poter arrivare il più in alto possibile, quindi sicuramente avrà fatto piacere e continuerà a far piacere anche se attualmente non c'è più. Senti Emanuele, ma tuo padre veniva a vedere qualche partita che tu arbitravi? Quando ero più piccolo, quando sono cresciuto era un po' più difficile naturalmente. Ok, allora ti faccio una domanda, dai, che sicuramente ti farà poi un pochino sorridere. Ma quando tuo padre ti veniva a seguire, no? Che sì, tu eri un giovane arbitro. Sì. E c'erano, che ne so, i genitori dei bambini che dicevano: arbitro, c'hai le corna, piuttosto che qualunque altra cosa. Cioè, lui come la viveva? Dai, raccontami questa roba. La viveva male, perché poi ovviamente vedeva genitori un poco più giovani di lui che se la prendevano con un ragazzino in mezzo al campo che non aveva altro che un fischietto in mano e dirigeva una partita che poteva essere di esordienti o di giovanissimi, insomma ragazzi di 13-14 anni, e genitori scalmanati che mettevano a urlare, insomma dava un po' fastidio, perché a mio padre insomma era molto per la cultura dello sport e del rispetto degli avversari e del rispetto naturalmente della figura che rappresentavo. Sono convinto che ci sono tanti genitori che impediscono ai figli di fare carriera perché entrano troppo nelle cose di campo, che secondo me dovrebbero un attimino farsi da parte e vivere la cosa come una passione e come un gioco, invece la prendono un po' troppo sul serio, no? Purtroppo
è anche dovuto anche insomma all'ambiente nostro. Tu lo sai benissimo, Ivan, che qui in Campania siamo molto molto legati, soprattutto nell'ambito calcistico. Io che ho vissuto insomma per tutti i campi disparati qui in Campania, e quindi posso capire benissimo com'è l'ambiente. Però naturalmente, essendo un periodo anche abbastanza difficile dal punto di vista economico e lavorativo, invece cercherò di trovare un punto di svolta per i ragazzi, anche se molte volte i giocatori sembrano che insomma siano accecati insomma dalla possibilità di poter far crescere il loro figlio in queste, insomma, in questo sport, anche se non ne hanno insomma la possibilità, ma non perché non sono capaci, ma perché evidentemente non sono a livello per arrivare a categorie maggiori. Ma tu sei uno dal cartellino facile oppure no? Neanche dal cartellino, perché adesso sono un assistente arbitrale, quindi adesso sono relegato alla fascia laterale. Ok. Quindi, e lo eri? Lascio ai colleghi la scelta dei cartellini questa volta. E quante volte ti hanno provato a picchiare? Picchiare, sinceramente, una volta. Una sola volta. E tu scappavi. I miracci naturalmente ne erano pieni, ogni partita ovviamente facevamo il pieno, però che io ricordi una sola volta ho rischiato di prenderle in mezzo al campo, però per fortuna ho fatto uno scatto veloce verso la scalinata degli spogliatoi e per fortuna poi intervenne ti sei salvato. I carabinieri, che era presente come forza pubblica. E quando l'hai raccontata a casa questa storia, cosa è successo? Beh, raccontata mia madre, infatti rimase insomma sempre molto colpita proprio per il fatto che non voleva credere che potevano venire queste cose. Mio padre, che era presente tra l'altro in quella partita, vide tutte, naturalmente cercava di avvicinarsi il più possibile, però non poteva. Certo, però, picchiavano pure lui, se no. Per fortuna non ho avuto alcun limite. Meno male, dai, alla fine vedi, abbiamo cominciato con un ricordo triste, alla fine torniamo a fare comunicazione in modo sereno e ricordiamo delle cose invece simpatiche che sono accadute nella loro drammaticità, perché poi te scappavi perché te volevano picchiare, però se la guardiamo col senno di poi è qualcosa che fa sorridere, diciamola tutta. Assolutamente, questo è vero. Emanuele, tuo padre è stato un grande padre, ma tu sei sicuramente stato e sarai un grande figlio, e a tua volta sarai sicuramente un grande padre anche tu, quindi forza Emanuele. Grazie mille Ivano, troppo buono, grazie infinite. Grazie. Un abbraccio forte, amico mio. Un abbraccio forte e un saluto a tutti, buona serata. E forza Napoli, Grazie, forza Napoli sempre. Ciao Emanuele. Abbiamo avuto con noi un ragazzo d'oro, un ragazzo veramente il vicino di casa che vorrei avere, che non ho, mi è un pochino antipatico, diciamola tutta. Restiamo insieme ancora per circa 50 minuti. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Questa è La Grande Notte delle Parole. La Grande Notte delle Parole, dalle 22 alle 24 su Radio Amore Napoli.